Radio Più presenta Voci di donne bibliche. Lettura al femminile della Bibbia da Eva a Maria. A cura di Laura Paladino. Lia, la sposa dell'inganno, madre prolifica. Compiuti i 7 anni pattuiti per il matrimonio, Giacobbe chiede a Labano di dargli in moglie Rachele, perché, nota il testo, il tempo era compiuto ed egli voleva unirsi a lei. Il desiderio di Giacobbe è il filo conduttore di questo racconto. Il padre della donna offre dunque un banchetto di nozze, ma nella notte introduce nel talamo di Giacobbe Lia e non Rachele. I due si uniscono senza che Giacobbe si accorga dello scambio, che gli è chiaro solo il mattino dopo. A quel punto il giovane si lamenta col suocero, che gli spiega le sue ragioni. Non è costume del paese dare in sposa la figlia minore prima della maggiore. L'usanza gli ha impedito di rispettare l'accordo. Tuttavia, allo scadere della prima settimana nuziale, Labano promette di dare anche Rachele in sposa a Giacobbe in cambio di altri 7 anni di lavoro del giovane presso di lui. Così Labano usa a proprio beneficio il desiderio di Giacobbe, che acconsente pur di avere Rachele. La settimana dopo si celebrano dunque le nozze di Giacobbe con Rachele. Egli si unisce anche a lei e, sottolinea il testo, la ama più di Lia. Agli occhi di Giacobbe c'è una disparità tra le due, che non piace al Signore, il quale, vedendo che Lia era trascurata, la rese feconda, mentre Rachele rimaneva sterile. Così, nella vicenda delle due sorelle, il testo di Genesi 29 sottolinea come il Signore ricompensi i reietti esaltandoli. Lia, infatti, sarà matriarca, madre prolifica di diversi figli, eponimi di alcune delle tribù di Israele. Dei loro nomi il testo di Genesi 29 fornisce etimologie popolari, non sempre attendibili, ma connesse con la sofferenza che Lia ha vissuto sentendosi rifiutata dal marito, a motivo della predilezione di lui per la sorella. Lia chiama il primo figlio Ruben, perché pensa: il Signore ha visto la mia umiliazione e ora di certo mio marito mi amerà. Chiama il secondo Simeone, perché pensa: il Signore ha udito che ero trascurata e mi ha dato anche questo figlio. E chiama il terzo Levi, pensando: questa volta mio marito mi si affezionerà perché gli ho partorito ben 3 figli. La voce di Lia è la voce di una donna rifiutata, che vive nella sua carne la sensazione di essere usata dall'uomo senza amore. È la voce di una donna che cerca di essere amata per quello che fa e non per quello che è. La relazione matrimoniale che si stabilisce tra Giacobbe e Lia non è una relazione di amore autentico, è un amore infelice, in cui anche i figli sono valorizzati solo da una parte della coppia e usati essi stessi per elemosinare amore. Infine, Lia partorisce un quarto figlio, che chiama Giuda, perché pensa: questa volta loderò il Signore. Nel nome dell'eponimo del popolo, che darà il nome alle tribù dei capi e dei re, e alla tribù del Messia, la sofferenza di Lia sembra essere redenta. Adesso la sua ricerca di amore non si rivolge più ad un uomo, al marito, ma a Dio stesso, che è l'unico vero sposo, e la donna sembra trovare pace, almeno per il momento.